L'ipertensione arteriosa è una condizione nella quale i valori della pressione arteriosa sono persistentemente superiori ad alcuni livelli soglia definiti di normalità, per semplicità 140 su 90 mm di mercurio. La pressione arteriosa aumenta fisiologicamente in caso di sforzo fisico o di emozioni, ma quando si mantiene elevata anche in condizioni di riposo e tranquillità, ci si verrà a trovare in una condizione patologica da diagnosticare, trattare e sicuramente da non sottovalutare. L'ipertensione arteriosa non trattata è un fattore di rischio cardiovascolare in grado di favorire nel corso degli anni lo sviluppo di complicanze tra le quali l'ictus cerebrale, l'infarto miocardico, l'aterosclerosi polidistrettuale, la fibrillazione atriale, l'insufficienza renale e ancora lo scompenso cardiaco. Nella più gran parte dei casi non vi sono delle cause specifiche a determinare l'ipertensione arteriosa e più spesso si riscontra con una certa familiarità. Solo in circa il 5% dei casi l'ipertensione è secondaria a specifiche cause rimovibili. Non ci sono dei sintomi specifici che consentano di porre diagnosi di ipertensione arteriosa, ma frequenti mal di testa, episodi di grande calore al volto associati ad una sensazione di cuore che batta con maggiore forza, mancanza di respiro da sforzo, ripetute crisi ipertensive che abbiano condotto ad un contatto medico, vanno valorizzati e confermati da più misurazioni sistematiche della pressione arteriosa. Ad esempio, per 15 giorni consecutivi, al mattino, non proprio appena alzati, e la sera prima di cena. Posta correttamente la diagnosi, si potrà avviare da subito una terapia farmacologica, oppure si potrà tentare, quando vi siano le condizioni, una correzione dello stile di vita, con perdita di peso ed esercizio fisico continuativo. Difficilmente, però, in gradi elevati di ipertensione è sufficiente l'adozione di uno stile di vita più sano, ma sarà necessaria una terapia farmacologica sotto attenta sorveglianza medica. Non ci si dovrà stupire se saranno necessari alcuni tentativi terapeutici prima di trovare la terapia più efficace e meglio tollerata, e nemmeno se saranno necessari più farmaci a diversa azione, tra i molti che oggi fortunatamente abbiamo a disposizione. L'ipertensione non è una patologia tipo il raffreddore che scompare dopo un breve ciclo di cura, ma è una condizione cronica che può e deve essere curata cronicamente con adattamenti della terapia quando si rendessero necessari. La terapia ipotensivizzante può essere dunque modificata o rimodulata, ma non va mai sospesa, se non in situazioni ben precise, valutate e stabilite da un medico. L'automisurazione della pressione arteriosa riveste una importanza cruciale per una conduzione ottimale della terapia, ma questo argomento sarà oggetto di una prossima pillola di salute.